parto per il Giappone per 2 settimane. Visto che il volo durerà 14 ore, ho fatto un sondaggio. Riuscirò a leggere 2 libri in 14 ore? Sono truccata, ma non è servito perché il libro, vi giuro raga, ho pianto come una bambina, penso. Per arrivare in Giappone abbiamo fatto uno scalo ad Helsinki. Infatti l'aereo dopo era enorme, bellissimo. C'erano persino le coperte, potevi guardare film, videogiochi, ma io ovviamente ho continuato a leggere. Questa avventura in Giappone sarà bellissima, me lo sento. Il cibo un po' meno, dovrebbe essere qualcosa di finlandese questo. Ma come se fosse a casa mia, prendo la copertina, me la metto addosso e continuo a leggere. Ero più o meno a metà libro e qui le cose si fanno un po' spicy. Decido di farmi un caffè. L'avessi mai fatto, che scherzo. Faccio finta di niente perché sta passando. Tornando a noi, continuiamo a piangere. Qui ho iniziato a sentire una voce di un bambino che stava per piangere, e torno a piangere. Una delle tematiche del libro è la violenza domestica e mi tocca tantissimo. Asciugandoci le lacrime, continuo a leggere il secondo. Indovinate un po' chi ce l'ha fatta? Io. Qui parte il mio viaggio in Giappone. Vi porto con me.